tutta questa parte, fino a circa 10 anni fa, aveva l'amianto all'interno, aveva un rivestimento di amianto friabile all'interno, che è stata poi negli anni totalmente bonificata. Ecco come si riducono le strutture, verrà demolita poi questa, a lasciare l'amianto senza manutenzione. L'Osservatorio Nazionale Amianto, ONA, denuncia che è sempre più drammatica la situazione delle vittime dell'amianto in Italia per l'assenza di provvedimenti incisivi per la messa in sicurezza e la bonifica dei materiali in amianto. Nonostante sia stato messo al bando nel 1992, l'amianto continua a uccidere perché si trasforma in fibre invisibili che, inalate o ingerite, possono causare mesotelioma, tumore del polmone, tumore della laringe, dello stomaco e del colon. L'emergenza inquinamento amianto in Italia è drammatica. Ci sono ancora 58 milioni di metri quadri di copertura in cemento amianto, oltre a 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto, con conseguente condizioni di rischio. Esposti più di 352.000 alunni e 50.000 del personale docente e non docente, 1.000 biblioteche ed edifici culturali, 250 ospedali. Poi c'è la rete idrica, con presenza di amianto che l'ONA stima in ben 300.000 km di tubature, inclusi gli allacciamenti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità reputa tutte le fibre di amianto cancerogene. I problemi di esposizione all'amianto possono essere sia di natura respiratoria, che è la causa maggiore di problematiche a lungo termine, e anche con un'ingestione dell'acqua. Le fibre che entrano tramite l'apparato respiratorio si depositano a livello polmonare, dove si sviluppa una infiammazione permanente. Possono svilupparsi tumori al polmone, tumori alla laringe, tumori all'ovaio e il mesotelioma pleurico, che è un tumore del mesotelio. La durata dell'insorgenza di queste patologie neoplastiche è variabile, possono passare dai 20 ai 25 anni anche ai 40-50 anni dall'esposizione alle fibre di amianto. Il vero problema è che non c'è un valore soglia dell'esposizione, basta anche una sola inalazione di queste fibre che sono piccole, lunghe e si inseriscono a livello profondo dell'apparato respiratorio. Per cui non basta avere una mascherina chirurgica per proteggersi dall'amianto, assolutamente. È una cosa fondamentale, ripeto, quando si ha il sospetto e l'elevato rischio di un'esposizione, bisogna assolutamente contattare delle ditte specializzate che possono bonificare l'ambiente. I sintomi negli anni sono sintomi quasi avvicinabili a dei raffreddori, a dei sintomi banali. Il problema è che quando si presenta il problema serio è già troppo tardi, quindi c'è anche una sì grande informazione, ma consapevolezza pochissima anche della persona comune. Molti amministratori non sanno ancora effettivamente qual è il problema, ed è un problema molto importante, anche perché ne va della salute pubblica, oltre che della salute dei condomini stessi. Troviamo l'amianto naturalmente in prevalenza sulle coperture dei fabbricati industriali, dove è nella stragrande maggioranza, ma troviamo l'amianto all'interno di tutti quei fabbricati antecedenti al 92/94, dove troviamo tutte le colonne di scarico, troviamo le tubazioni di sfiato, le vecchie colonne delle caldaie, quindi le canne fumarie, in molti casi anche le vecchie condotte di scarico dei rifiuti posizionate all'esterno dei condomini. Quindi lo troviamo fondamentalmente dappertutto. Non è facile per uno non addetto ai lavori riconoscere l'amianto. Spesso e volentieri è ricoperto da
delle fibre che servono praticamente solo per la condensa, e quindi sono dei teli che sono fatti o della calce che veniva tra virgolette utilizzata per ricoprirli, e quindi un non addetto ai lavori ha una seria difficoltà a riconoscerlo. L'amministratore ha l'obbligo di dover fare le verifiche per quanto riguarda la presenza di amianto nel proprio fabbricato, indipendentemente che ci sia o non ci sia, partendo dalla vetustà del manufatto, cioè partendo già dall'età del fabbricato. Nel momento in cui viene verificata la presenza di amianto nel fabbricato o nel condominio, l'amministratore ha l'obbligo di procedere con la nomina di un responsabile amianto che effettuerà le verifiche ogni anno, la campionatura di manufatti, e dare incarico annualmente al responsabile che comunichi agli enti, all'ASL, alla Spresal e all'ARPA o al comune della città, solitamente l'ufficio ambiente, la presenza di amianto in quel manufatto. Il condominio, il proprietario o l'amministratore del condominio è comunque sanzionabile con un'ammenda che va da 3.000 a 18.000 euro se non effettua il monitoraggio per la verifica della presenza dell'amianto, oltre che una denuncia penale che dovrà affrontare sia l'amministratore che eventualmente il condominio. Il datore di lavoro è il primo responsabile per quanto riguarda l'amianto, perché deve gestire in una stazione di lavoro tutta quella che è la sicurezza legata all'amianto, cioè quindi porre dei rimedi anche tra virgolette non definitivi. Quindi nel caso in cui io, faccio un esempio, lavoro all'interno di un fabbricato dove ho l'amianto a vista, non devo obbligatoriamente, se in buono stato, toglierlo, però devo attuare tra virgolette degli accorgimenti che potrebbero essere l'incapsulamento conservativo, che potrebbe essere un controsoffitto, per andare ad abbattere quella che è la possibilità di esposizione di fibre maggiore.